Tele Durruti, visita a casa di Giovanni Albanese. Lavoro in casa, pessimo umore, polvere, i muratori che vanno avanti e indietro, ma c'è qualcosa che può dare gioia e ristoro. Giovanni, incoronato da due tuoi lavori, un manufatto ludico che hai avuto modo di reperire. Di cosa si tratta? Un cavallo di libertà, 25 aprile, fatto da un artigiano salentino bravissimo, in mezzo a un soffiatore di mondi e a una buddità molto improbabile. E ora faccio partire questo. Addirittura Buddha abita su questo. Sì, sì, su questo mondo dorato, finto pure, dorato. C'è pure il dinosauro. E secondo un artista, un tuo collega, Mario Schifano, i dinosauri hanno la giovinezza della terra. Lo vedi? E questo qui va. Tra un soffiatore di mondi e una buddità improbabile. Buon 25 aprile a tutti.